Le politiche contro cui si protesta oggi ricadono molto sui servizi pubblici, sanità e scuola, e noi lo vediamo. Il ministro ha detto che non ci sono mai stati così tanti fondi sulla scuola come adesso attraverso il PNRR, però poi materialmente le condizioni di lavoro non sono cambiate di nulla, quindi questa è una cosa estremamente indicativa delle politiche generali al di là degli spot che vengono fatti. Le questioni importanti che rivendichiamo sono il diritto all'istruzione universale in una giornata come questa e, per quanto riguarda l'Italia in particolare, investimenti seri sul contratto degli insegnanti e sulla qualità dell'istruzione attraverso la riduzione degli studenti per classe. Queste sono le prime due misure senza le quali qualsiasi discorso sull'importanza data alla scuola è ridicolo. Oggi siamo scesi in piazza, noi studenti insieme ai lavoratori, perché crediamo che sia importante rispondere con tempo chiaro a un attacco che viene fatto sia agli studenti che ai lavoratori tramite il PNRR, tramite i piani che hanno che ha il governo per la ripartenza economica di questo paese, piani che non fanno altro che far sì che la nostra scuola, l'istruzione, sia sempre più assoggettata agli interessi delle aziende, si parli sempre meno di diritti degli studenti, dobbiamo questo rientro. Questo non ha fatto assolutamente nulla per tutta la nostra salute e un'istruzione di qualità. Dall'altra parte, nel mondo del lavoro non vediamo altro che maggiore precarizzazione, diritti sempre più calpestati, licenziamenti di massa. Davanti a tutto ciò crediamo sia il momento di sferrare un'offensiva che venga in un fronte unico, studenti e lavoratori insieme. Il giorno di oggi però è un giorno ancora di più importante, perché è il giorno del G20. Giorno del G20 in cui le 20 potenze mondiali, i 20 leader delle 20 potenze mondiali capitaliste si riuniscono per parlare di come far ripartire in tutto il mondo l'economia, di come ripartire dopo la crisi del Covid. Bene, il loro modo però, la loro modalità, le loro intenzioni non c'entra assolutamente niente con le nostre, però vogliono far ripartire questo sistema basandosi sugli interessi e le necessità delle aziende. Noi a tutto ciò contrapponiamo la lotta all'interno delle scuole, contrapponiamo la lotta nelle piazze con i lavoratori e contrapponiamo la lotta davanti ai luoghi di lavoro, davanti alle fabbriche. Fatti è vivo e lotta insieme a noi, le nostre idee non moriranno mai. Ciao, sono David, sono un assistente di volo all'Italia e da 15 ottobre sono in cassa integrazione a 0 ore. Purtroppo la nostra azienda ha deciso di, cioè il governo ha deciso che la nostra azienda dovesse morire così, di una morte improvvisa, anche se noi sappiamo che non è assolutamente improvvisa, per creare una nuova compagnia di 50 aerei e in continuità totale con la vecchia azienda. L'unica discontinuità che c'è è il personale. Il personale assunto in Alitalia è stato assunto con la metà dello stipendio e sono state lasciate fuori dal perimetro circa 8.000 persone. È una vergogna per sia da lavoratore che come cittadino il trattamento che ci è stato riservato da parte di questo governo, che si sta accanendo particolarmente su di noi. Anche adesso è prevista in una bozza, nella nuova bozza del decreto fiscale, un taglio del 20% sulla cassa integrazione. E purtroppo questo credo sia l'andazzo in tutti i settori. Oggi siamo qui anche perché noi probabilmente siamo un laboratorio sociale da dove iniziare per poi colpire tutti i lavoratori italiani e distruggere tutto il tessuto di tutele che si era creato negli ultimi 40 anni. Purtroppo non abbiamo altra alternativa che lottare, rimanere in piazza e cercare di far sentire la nostra voce. Siamo ormai schiavi contro dei datori di lavoro che non hanno più scrupoli, non sono riusciti a delocalizzare ovunque e adesso stanno portando la delocalizzazione in Italia. Vogliono abbassare il livello degli stipendi, delle tutele per non avere più nemmeno la necessità di andare in un paese dell'estremo est Europa per risparmiare. Sono Roberto, sono lavoratore della CKN, lavoro da 20 anni, sono insieme ai miei compagni di lavoro, quindi schiacci tutti insieme che questa lotta deve essere comune di studenti, lavoratori e tutto il mondo, la cittadinanza. Bisogna ripigliarsi i nostri diritti e tornare a insorgere per riconquistare quello che ci è dovuto, quindi insorgiamo tutti insieme. È importante perché c'è un po' di tutto, bisogna unirci nelle lotte, l'ambiente, le
battaglie sul lavoro e sull'ambiente sono veramente legate, siamo tutti sulla stessa barca e dobbiamo cercare di gestirla, quindi l'industria, il lavoro, i collettivi delle fabbriche, gli studenti, i movimenti per l'ecologia e per appunto come Fridays for Future devono unirsi insieme, altrimenti verranno ghettizzati, isolati e resi inoffensivi, come è successo purtroppo negli ultimi anni a tutte le lotte che appunto sono rimaste isolate. Insieme possiamo farcela, da sole non si può fare nulla, quello di cui siamo convinti.